caffè a tutti, sono Otti di Pura Fibra Italiana con il mio cappellino da 50 centesimi e in questo video parleremo della stagione 7. Parleremo di perché il re dei ghiacci in realtà è buono e spiegherò bene che cosa uscirà dalle uova che ci sono nel castello di Picco Polare. Molti ormai sanno che la skin segreta della stagione 7 di Fortnite è Re del Fuoco e in questo video spiegherò chi è Re del Fuoco, perché è nemico del re dei ghiacci, che cosa è successo, chi ha congelato per sempre il re dei ghiacci e chi ha intrappolato il re dei fuoco. Quindi tenetevi pronti perché ci sono delle informazioni veramente veramente importanti in questo video. Quindi guardatelo fino alla fine e non perdetevi neanche un secondo. E se il video vi piace iscrivetevi al canale per non perdervi altri video del genere e soprattutto attivate la campanella così da rimanere sempre dei connessionati aggiornati. Tanto tempo fa esistevano 5 diversi regni di Fortnite, ognuno di essi contraddistinto da un elemento. C'era il regno della terra, del ghiaccio, del fuoco, dell'aria e del vento e della terra, insomma 5 regni dei vari diversi elementi. Essi vivevano in pace e spesso i vari sovrani si ritrovavano per chiacchierare delle sorti delle terre. Ma un giorno il re del fuoco, assetato di potere, decise di invadere le altre terre. Così iniziò ad attaccare le altre terre e purtroppo vinse. Una dopo l'altra tutte le terre vennero conquistate, ma una rimase ancora in piedi, ossia quella del signore dei ghiacci. Questo fatto dei 5 regni e della guerra del re del fuoco è una cosa che si evince molto facilmente dal fatto che nel castello di Picco Polare c'è una zona con un tavolo. Questo tavolo ha su di esso 5 diversi elementi, ma l'unico la cui sedia è scaraventata per terra è quella del re del fuoco, e questi elementi li ritroviamo sia sulle sedie che sul tavolo, il che fa pensare che non sia un normale tavolo da pranzo come magari qualcuno potrebbe sostenere. Cioè, se quello fosse un normale tavolo, perché rimettere i simboli delle varie terre su ogni lato del tavolo e su ogni sedia? E perché proprio quella del fuoco è quella buttata per terra? Comunque, il re dei ghiacci stava radunando tutte le sue truppe per prepararsi all'invasione del re del fuoco. Ma qualcosa di misterioso improvvisamente accadde. Un accampamento intero pieno di uomini capitanato dai migliori scomparve nel nulla. E stiamo proprio parlando di Ragnarok, della sua moglie la Valchiria e di tutti i suoi soldati, i vichinghi. Infatti, la guerra dei 5 regni avvenne molto tempo fa, ma qualcosa di misterioso accadde che portò tutti i vichinghi, Ragnarok e la Valchiria nel mondo di Fortnite. E sapete cosa? Esatto, sto parlando proprio del visitatore, che col suo razzo portò alla collisione delle varie dimensioni e al teletrasporto nel presente e nel passato di vari elementi. Abbiamo visto come il Tempio Tomato dal passato venne riportato, come la carrozza, sicuramente una carrozza del Far West, venne riportata nel deserto. E abbiamo inoltre visto come questi vichinghi vennero portati avanti nel tempo fino al presente, diciamo. Il re dei ghiacci, vedendo sparire misteriosamente così il suo gran generale Ragnarok insieme al suo esercito, si vide costretto a prendere una decisione molto drastica. Decise infatti di intrappolare il re del fuoco con delle catene all'interno del suo castello, e per evitare che si liberasse da quelle catene decise quindi di sacrificare se stesso e il suo regno per congelare il re del fuoco all'interno di un enorme blocco di ghiaccio perenne. Molti di voi non sanno di cosa sto parlando, in realtà gran parte di voi magari sì. All'interno del Picco Polare c'è una stanza dove troviamo un enorme pezzo di ghiaccio con delle catene che fuoriescono. Si sa che dentro quel pezzo di ghiaccio è intrappolato qualcuno, non si sa ancora il volto di questo qualcuno. L'unica cosa che si sa, ed è l'unica cosa che ci interessa, è che su un braccio si vede chiaramente il simbolo del fuoco, il simbolo che abbiamo visto anche sul tavolo. Si vede chiaramente, quindi si capisce che quello è il re del fuoco, che è stato intrappolato all'interno del ghiaccio dal re dei ghiacci. Un'altra cosa che conferma il fatto che il re dei ghiacci abbia sacrificato se stesso e il suo regno per salvare, diciamo, tutti, per evitare che il re dei fuoco continui la sua distruzione, è questo. Chi, se non il re dei ghiacci, può intrappolare il re dei ghiacci all'interno di un enorme ghiacciaio? Cioè, voglio dire, non puoi intrappolare il re del fuoco all'interno delle fiamme, non ha senso. E poi, chi sei tu per intrappolare il re del fuoco dentro del fuoco? Non ha senso. L'unico che può intrappolare se stesso all'interno del ghiaccio è il re del ghiaccio, che è così che è successo. Questo lo capiamo dall'immagine della settimana 7 del pass battaglia 7, che si chiama appunto Risveglio Inaspettato, e dice le seguenti parole: cosa mi ha risvegliato?
quel ghiaccio non avrebbe mai dovuto sciogliersi. Infatti, il re dei ghiacci pensava che il ghiaccio sarebbe stato perenne e che il re dei fuoco non sarebbe mai stato in grado di liberarsi da quelle catene e da quel blocco di ghiaccio enorme che lo aveva imprigionato per molto tempo. Che cosa lo ha risvegliato però? Che cosa ha portato sia allo scioglimento dei ghiacci? Continuate a vedere il video per scoprirlo. Spero che comunque questa storia, arrivati fino a questo punto, e che queste relative teorie con le relative prove vi stia piacendo. Se è così, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri video del genere. E se volete supportarmi maggiormente, supportatemi nello shop col codice creatore OctiPFI, tutto minuscolo. E non credete a chi cerca di fregarvi dicendo che se inserite il loro codice parteciperete a contest per vincere V-Bucks e skin. Perché ragazzi, sappiate, noi che siamo creatori possiamo sapere solo quanta gente ci supporta, ma non chi ci supporta. Quindi, se vi stanno dicendo che parteciperete a dei contest e mettete il loro nome, vi stanno prendendo per il culo, non fatevi prendere per il culo. Detto ciò, andiamo avanti col video. Eravamo rimasti al che il re dei ghiacci ha intrappolato se stesso e soprattutto il re del fuoco all'interno di un enorme blocco di ghiaccio gigante. Un ghiaccio perenne che non avrebbe mai dovuto sciogliersi, proprio perché eravamo nelle terre dei ghiacci e nulla avrebbe potuto sciogliere quel ghiaccio lì. Ma veniamo ora ai giorni nostri. Un brillante meccanico è il sergente Bruma. Il sergente Bruma ne sa di tecnologia, infatti egli stesso ha costruito e mandato in esplorazione quelli che sono i suoi robot barra servi, ossia gli AIM. Un'altra delle sue invenzioni sono state gli X-Storm Wing X4, insomma gli aerei. E il sergente Bruma è sempre stato attratto dalla potenza del cubo, perché egli sa che i poteri del cubo sono enormi e vorrebbe studiarli al meglio e poterli usare al meglio all'interno delle sue invenzioni per migliorare il mondo a tutti. Infatti il simbolo del sergente Bruma, il simbolo che egli ha messo su ogni robot, è appunto il simbolo del cubo e al suo interno un globo. Uno dei suoi robot comunque durante la stagione 6 venne spedito sull'isola di Fortnite in esplorazione, ma infatti lo possiamo vedere nella schermata di caricamento 10 del season 6 mentre è nei pressi del monumento del cubo. Ma sempre quel robot, prima di essere arrivato sull'isola di Fortnite, è passato per Picco Polare, che era solo un enorme ammasso di neve con giusto la cima di una torre di un castello, ma molto inaccessibile proprio per via di questo ghiaccio enorme che impediva appunto di visitarlo. Voi vi ricordate com'era Picco Polare? Il robot quindi, dopo aver fatto ricognizione, tornò dal suo creatore, il sergente Bruma, per avvisarlo delle scoperte che aveva fatto, ossia del fatto che c'era un'enorme isola con un castello, con un sacco di misteri da scoprire e da svelare, e un'isola con dei frammenti di cubo che il sergente Bruma avrebbe potuto utilizzare per studiare o comunque nelle sue invenzioni. Allora, grazie al frammento di cubo comunque che AIM gli aveva portato, dopo averlo rubato, diciamo appunto, nella sede del monumento del cubo, il sergente Bruma con la sua tecnologia spinge tutto l'iceberg di Picco Polare verso l'isola di Fortnite. Questo l'ha fatto per riuscire a scongelare quello che è il ghiaccio, perché si sa, l'isola di Fortnite ha una temperatura diciamo stabile, mentre l'isola di Picco Polare, il ghiacciaio chiaramente, aveva una temperatura sotto zero. Portando il cubo di ghiaccio, l'iceberg, vicino all'isola di Fortnite, che era una cosa calda, chiaramente il calore dell'isola di Fortnite si sarebbe propagato anche nel ghiacciaio sciogliendolo. Infatti, se voi prendete una frittella calda e ci mettete un cubo di ghiaccio sopra, presto il cubo di ghiaccio si scioglierà. Una volta che l'iceberg collise con l'isola di Fortnite, chiaramente la temperatura iniziò a salire laddove c'era il ghiaccio, e il ghiaccio pian piano iniziò a sciogliersi sempre di più. E man mano che il ghiaccio si scioglieva, ecco che anche il re dei ghiacci si risvegliò dal suo lungo sonno. E qui torniamo al titolo dell'immagine, risveglio inaspettato. Infatti il re dei ghiacci non si aspettava di risvegliarsi. Egli quindi, preoccupato della possibile liberazione del re del fuoco, sfruttando sempre il potere delle schegge del cubo che non gli vennero portate da AIM o da altri, se le prese da solo in realtà. Cioè la skin di AIM nella season 6 è una skin mandata dal sergente Bruma in esplorazione, non c'entra niente il re dei ghiacci. Cioè assolutamente no. Il re dei ghiacci ha semplicemente utilizzato il potere del cubo per ricoprire tutta l'isola di neve. Infatti sappiamo che il re dei ghiacci ha spinto l'enorme bufera su tutta l'isola di Fortnite, e molti pensavano che il re dei ghiacci in realtà fosse cattivo e cose del genere, proprio perché ha spawnato i mostri. Ma in realtà non è così. Il re dei ghiacci ha voluto congelare tutta l'isola di Fortnite per evitare che il re del fuoco si risvegliasse dal suo lungo sonno. Il re dei ghiacci voleva semplicemente abbassare la temperatura di tutta l'isola per evitare che il re del fuoco si risvegliasse. Ma il problema è che utilizzando il cubo, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e infatti utilizzando il cubo, spingendo
il cubo, la potenza del cubo su tutta l'isola, vennero poi riportate alla luce quelle che erano le schegge del cubo. E si sa, le schegge del cubo creano i mostri del cubo, che stavolta sono ghiacciati. Quindi in realtà è stata un'opera fin di bene quella del Re dei Ghiacci. In realtà il fatto di congelare l'isola non è stata una cosa cattiva, è una cosa per proteggere l'isola. Quindi, in fin dei conti, il Re dei Ghiacci è buono. Sempre durante l'evento sono stati visti dei draghi e questa è una delle immagini che lo dimostrano. Quindi ora direi di parlare delle uova di drago. Che cosa c'entrano? Alla fine sono sì delle uova di drago. In un precedente video avevo detto che erano forse delle uova di creature marine, che non c'era nessuna prova a ragione del fatto che fossero uova di drago. Però in realtà sì, sono uova di drago e vi dirò di più. Sono le uova del drago della Valchiria. Sono le uova di Ala Gelida. Ala Gelida infatti è una creatura completamente ghiacciata. Quindi questo spiega appunto la presenza delle uova di drago all'interno del picco polare, che era il regno di ghiaccio, era il regno del Re dei Ghiacci, e qui capiamo perché alla Gelida, il drago di ghiaccio. Ma la Valchiria, se ben ricordate, è stata spostata insieme a Ragnarok, che è stata teletrasportata dai Rift, dal razzo del visitatore, sull'isola di Fortnite, e quindi così anche il drago. Però le uova deposte dal drago sono rimaste lì per sempre. Ma, come ben sapete, le uova hanno bisogno di calore per schiudersi, e ora che il ghiacciaio si è unito all'isola di Fortnite, quindi la temperatura sta facendo sciogliere tutto il ghiaccio, anche le uova si stanno riscaldando, e come abbiamo sentito c'è il battito del cuore del drago pulsante. Quindi questi draghi, prima o poi, queste uova si schiuderanno e saranno uova di Ala Gelida. Cosa succederà? Secondo me la mossa del Re dei Ghiacci non servirà a fermare a lungo il Re del Fuoco. La prossima settimana sbloccheremo tutti quella che è la skin e così scopriremo anche qual è codesta skin. Ma questo ci fa capire che appunto questa skin si libererà dalle sue catene. Il Re del Fuoco si libererà dalle sue catene. E purtroppo per il Re dei Ghiacci i suoi piani non andranno come previsto. E il Re dei Ghiacci verrà appunto sconfitto dal Re del Fuoco. Il Re del Fuoco poi userà i suoi poteri per scongelare tutti i ghiacciai, per scongelare tutto, per togliere via la neve. Quello che ne rimarrà sarà sicuramente una zona della mappa di Fortnite completamente inondata, una zona piena d'acqua. E di solito quando l'acqua va a stagnarsi nei certi punti, magari va a creare delle paludi, e quindi secondo me questo nelle prossime season non farà altro che far riapparire quello che è stato Putrido Pantano. Probabilmente una zona molto simile a Putrido Pantano tornerà nel gioco tra qualche mese, o magari tra una intera season, non si sa. Però bene o male, immaginate, il ghiaccio dovrà sciogliersi, la mappa verrà inondata, probabilmente il Re del Fuoco verrà sconfitto magari dai draghi, dalle 5 uova di drago, non si sa. Questo è tutto comunque per questo video, questo è tutto ciò che possiamo prevedere per ora. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Assolutamente, se siete arrivati fino a questo video, commentate, vi prego, per mandare questo video in tendenza, in modo che quanta più gente possibile possa vederlo, perché tutto dipende dai vostri like, quindi lasciate un like, e dai vostri commenti. Quindi commentate con qualsiasi cosa vi possa venire in mente, sia le vostre teorie, sia su quello su cui siete d'accordo, su quello che avete scoperto da questo video, o qualsiasi altra cosa che possa venirmi in mente. Io vi saluto e grazie mille, connessionati miei, per essere arrivati fino a questo punto. Ciao!